amici, buongiorno, sono Carlo Restagno. Oggi vi presento un nebbiolo che fino all'anno scorso era l'unico nebbiolo in provincia di Asti, l'Albugnano, una zona ristretta, prende il nome proprio dal comune di Albugnano. E qui abbiamo anche in etichetta l'abbazia di Vezzolano, che è dove si trovano i vigneti dell'azienda agricola Pianfiorito. Adesso invece c'è anche il nebbiolo Monferrato, che si può coltivare anche ad Alessandria, in tutto il Monferrato. Allora, vediamo un po' questo nostro nebbiolo. Colore, vediamo subito, un po' scarico, come ci attendiamo, un granato un po' scarico, come ci attendiamo da un buon nebbiolo. Vediamo i profumi. Ecco, floreale, rosa appassita, un po' di viola, frutti maturi, ciliegia e prugna in primis, quasi confettura, eh? Ha un buon paio d'anni questo nebbiolo, è leggermente anche un po', diciamo che si sente un po' l'alcolicità, perché fa 14,5. Vediamo in bocca. Corpo molto pieno, riempie molto bene, avvolge bene il palato, lo lascia asciutto grazie al tannino, che è giusto, si dice giustamente tannico, è asciutto, lascia la bocca asciutta, aiuterà a ripulire il palato dall'untuosità dei condimenti, dalla succulenza delle carni. Con cosa lo abbineremo? Ma naturalmente con una bella alta bistecca, o con un bel arrosto, o con un capretto al forno, o con dei formaggi stagionati, un bel parmigiano di 32 mesi, di quelli belli morbidi, che non è facile trovare. Insomma, non mancano gli abbinamenti, c'è un buon ventaglio di abbinamenti. Cari amici, quando volete bere bene, ricordate, chiamate Carlo. Un saluto a tutti.